a tutti voi, nostri cari amici, dopo video Web TV, e benvenuti a questa puntata speciale di tele verità L'avevo detto anche durante i nostri promo, sicuramente il nostro ospite è un, è un ospite importante anche perché l'abbiamo promosso, l'abbiamo soprattutto inseguito e siamo riusciti a incastonarlo in questo nostro eh, programma per i suoi tanti impegni. Si era detto eh, che la provincia non portava impegno. Invece il nostro ospite di, di oggi eh, dimostra che la provincia porta impegni e come. Ci siamo conosciuti tantissimi anni fa, è stato sempre gentile ogni volta che l'abbiamo avuto ospite, ci lega un'amicizia lunga, eh, per questo io sono contento di avere con me questa sera il Presidente della provincia di Lecce, Antonio Dabellone. Presidente, buonasera. 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 Noi qui usiamo sempre darci del tu, anche perché sicuramente comodi. Si non lo possiamo fare. Siamo messi comodi. <ride> Allora, eh, prima di arrivare a parlare della eh, provincia, dico di come è cambiata, no? una prima elezione vinta insomma, in maniera importante, una seconda elezione con le nuove regole che ha avuto il governo Renzi, sì. un po' fatta per i consiglieri. Però ritorniamo, ritorniamo perché non tutti sanno che noi ci siamo conosciuti nel 1995, ah. quando eh, il sindaco Antonio Gamperlone Antonio, eh, ebbe quella bella vittoria a Tullia. Ecco, cosa la portò o cosa ti portò? nel 1995 a scendere in politica, perché sei un farmacista, quindi vuoi dire no? È un... Sì, eh, più che nel 1995, eh, ognuno di noi ha una storia e quindi il mio impegno in politica, soprattutto da un punto di vista della presenza negli enti locali, nel comune, risale al 1985. Come sindaco, e eh? e lì sì, sì, ma il percorso si realizza per tappe successive. E, e credo che sia anche giusto che avvenga come è avvenuto nel mio caso: cioè una buona esperienza per circa dieci anni mh, come assessore e poi vice sindaco. O, mh, al, diciamo, accanto ad un uomo di, di grande esperienza, Otello Petruzzi, sindaco di Tuglie, e poi questa S eh, matura. Sindaco. Sindacato impegnato, no? Impegnato il oggi sindacato? nel sindacato Ha ah, una certa età sempre, di alterata, sempre, di sempre, sempre sul fronte. Eh. E quindi dicevo un, un percorso fatto per gradi con una discreta, eh, diciamo, esperienza acquisita che mi ha consentito poi di, di fare il, il passaggio successivo, quello del, di essere candidato sindaco. Tra l'altro, io nel 1995 eh, fui candidato proprio in corrispondenza del elezione diretta del sindaco. Fu la, la prima, prima esperienza volta. e devo dire molto esaltante, entusiasmante perché eh, diciamo, si, si votava in primo luogo, si vota ancora tutt'oggi il candidato sindaco, poi si fanno le scelte successive. Fu una partita tirata, tiratissima e devo dire che furono cinque anni intensi di attività da, da sindaco. Con tante iniziative poste in essere, con tante infrastrutture realizzate nel comune di Tuglie, dove tra l'altro c'era una condizione anche di tipo finanziario eh, agevole, ottima, perché la, le precedenti amministrazioni avevano, fatto, diciamo, avevano agito sempre con estrema parsimonia, con grande attenzione, e quindi questo ci consentì di poterci muovere in relazione alle capacità progettuali diciamo, e alle risorse disponibili. Fu una bella scommessa perché noi rivisitiamo un po' l'organizzazione del comune, eh, realizzando, modificando anche la struttura, la struttura organizzativa interna e da lì poi una serie di attività, una su tutte, che può apparire secondaria ma eh, soprattutto nella formazione professionale noi fummo uno dei pochissimi eh, comuni in, in Puglia e in provincia di Lecce ad essere accreditati come struttura di formazione, questo ci consentì di andare a cogliere risorse importanti e di eh, diciamo accompagnare i nostri giovani in processi formativi, in percorsi formativi molto importanti. Nel 96 eh, si hanno le elezioni politiche e Tulli ha un suo senatore, no? anche se con gli spiccioli dei voti eh, furono eletti insieme Costa ed Roy. Sì. Nel 99 ci fu questa grande sfida, diciamo, no? quasi in famiglia. E Gabellone diciamo, trionfò anche sul, sul senatore Roy. Quindi questo, di, di questo ha dimostrato che nei quattro anni, che all'epoca erano quattro anni, poi sì, si sono stati insieme, quattro anni... Capellone aveva fatto bene, quindi aveva continuato ciò che era già stato fatto prima. Sì, questo... Dall'altro, Presidente, io ci, ci tengo anche a visitare ai nostri amici a casa. Noi eh, nutrimmo subito, come, come TV, all'epoca eravamo a Racale, quella piccola emittente a Racale. Eh, noi noi, noi nutrimmo affetto per due sindaci, in, in particolar modo. Uno eri tu, sindaco di Tuglia, e l'altro eri il sindaco di Casarano, William, William Ingrosso. Che sotto l'aspetto eh, eh, caratteriale, soprattutto per la disponibilità e la bontà d'animo, eravate molto, molto simili. Allora, quando non si ha la prosopopea non si ha la l'esercenza, eh, soprattutto si ha l'umiltà di dire sì e di trovare un minuto per venire nella televisione, questo viene molto apprezzato. Ma questo fa parte, diciamo, inorgoglisce l'essere accostato a William Ingrosso perché è una persona che, che stimavo tantissimo di grande spessore eh, umano. e il lavoro fatto, ecco io mi, mi buttai nell'esperienza da sindaco eh, con grande determinazione, grande passione, vivevo eh, diciamo dell'importanza dei risultati da raggiungere e poi raggiunti e questo naturalmente fu, eh, trovò poi eh, il riconoscimento dei cittadini nelle elezioni della del, diciamo, tornata successiva del 1999. Ci furono anche delle situazioni, le condizioni politiche che determinarono diciamo, poi il, il, il modo con cui le elezioni del, del 1999 si conclusero. Noi avevamo iniziato una lista civica di centrodestra e poi nel corso della legislatura, sicuramente anche in relazione alla candidatura del senatore Roy diciamo per l'Ulivo allora, diciamo fummo un po' scompaginati e l'amministrazione andò avanti, ma lo ricordo, con due gestioni commissariali, con tutta una vicenda. Diciamo di, di, di ordine che mh, ebbe nel, tra Tribunale amministrativo regionale e Consiglio di Stato, delle fasi alterne. E, e questo, dal punto di vista del, diciamo della, del consenso, nel 99 poi poi netta, risultò eh? diciamo anche lì un elemento determinante perché credettero i cittadini che una seconda amministrazione. Eh, con Antonio Gabellone Sindaco, avrebbe rappresentato una continuità e avrebbe consentito di poter chiudere tutte quelle opere, tutta la programmazione che nei primi cinque anni, nei primi quattro anni, nonostante le alterne vicende e il susseguirsi di presenze commissariali, riusciamo a mettere in fare. campo. Poi questa esperienza in eh, provincia, Gavetta in provincia all'opposizione dove avete fatto bene, quindi costruendo poi no, la vittoria che è arrivata netta. Quella ancora fatta a suffragio universale, no, uni, uni certo. eh, e quindi questa esperienza si, è, si, ci si diventa dopo aver fatto opposizione perché eravate il senatore Bruni, trovate Barno Borsare. Ricordo che c'era Ciardo. Quindi era una bella, una bella squadra, insomma, che all'opposizione, avete fatto sentire la vostra voce. Sì. Pellegrino, insomma, ha dovuto finire diciamo, Dico che, che se i ruoli vengono svolti con consapevolezza. E, e diciamo in maniera puntuale il ruolo, al di là che possa essere di maggioranza o di minoranza, dà delle soddisfazioni. E io mi affacciavo sul livello provinciale per la prima volta, nonostante ero stato invitato in altre circostanze, in altri momenti ad essere della partita, non volli fa farlo perché mi sentivo impegnato in prima persona nel fare il sindaco. E, e quindi fu un'esperienza importante perché noi eravamo diciamo, guidati da Raffaele Baldassarre che aveva eh, certamente molta più esperienza, ecco l'applicazione fu quella di andare e seguire costantemente eh, l'attività del Pro. Però per vincere, per vincere la provincia di Lecce ci dovete scegliere a quel punto no? una persona eh, moderata. Ma guarda, posso, posso dirti una cosa, la candidatura presidente della provincia non stava. Diciamo, non era nelle cose. Eh, sappiamo che già, nel, già nel, nei cinque anni precedenti, con Raffaele Baldassarre si arrivò alla candidatura all'ultimo istante. Questo mh, penalizzò Raffaele, perché Raffaele avrebbe, a mio avviso, se partita per tempo, avrebbe, la candidatura avrebbe dovuto no, un buon fu, risultato. E, e diciamo, lo stacco fu Minim veramente minimo. minimo. E, e, e allo stesso modo diciamo, le diverse anime all'interno del PDL. E, e, e tra la parte che in qualche modo si rifaceva a Berlusconi, quindi affitto e, e a Forza Italia, e la parte che, era, eh, che si rifaceva in qualche modo a R. Mantovano, quindi più vicino alla destra, e, e Rio Concedo, eccetera, ehm, aveva difficoltà a fare sintesi. Si trovò eh, su di me la sintesi, io io nonostante diciamo. Andò avanti per molto tempo, si arrivò al ridosso delle, della, della presentazione delle liste, nonostante l'allora candidato al centro sinistra, Loredana Capone, avesse iniziato già la sua campagna elettorale nel gennaio-febbraio, quindi eravamo ad aprile, eravamo diciamo, in, eh, molto avanti, e quindi il tempo a disposizione fu veramente poco. E tra l'altro, per me era un'esperienza mai messa in conto perché veramente non, non era nelle cose che io potessi essere candidato presidente. Mi fu affidato questo ruolo, eh, la cosa che fu determinante è diciamo, la consapevolezza del ruolo e, e della eh, diciamo, la responsabilità per rappresentare una parte politica, ma anche lo spirito unitario che poi si andò a determinare perché a quel punto sulla mia persona devo dire che eh, si concentrarono senza, senza giochi sotto banco poi si schierò anche eh, una bella squadra no? si schierò dei, una, una bella una squadra bella ci furono delle ottime liste sì. ma sì. devo dire che noi vivevamo in quel momento la divisione con un altro candidato per il centrodestra, destra l'onorevole Poli Bortone, la senatrice Poli Bortone e quindi diciamo nonostante il, voi immaginate che noi avevamo il 41% raggiunzio e circa il 20% oltre il 20% senatrice Boli Bortone, quindi noi avevamo oltre diciamo, il 60%, oltre il 60 e andammo al secondo turno. Al secondo turno la partita eh, e, e, divenne complicata perché poi di, di fronte c'era Loredana Capone che era vicepresidente della provincia uscente, quindi con una lunga esperienza in provincia, ma diciamo che forse il... La concretezza con la quale io mi presentai all'elettorato per fare, diciamo, immaginando poche cose puntuali che poi abbiamo uh, realizzato. Con l'esperienza di aver fatto opposizione per cinque anni e quindi conoscere quelle che erano le criticità, eh, questo probabilmente determinò quel, la, la, la possibilità di. Ne vicino. parlavi prima di Raffaele Fitto, no? che è un po' diciamo il eh, il leader in discusso del, cent del centro-destra, adesso conservatori, riformisti. No? Ecco, come, come io, ma un po' di tempo, che non lo vedo, cioè, prima era molto nelle, nelle cronache per questa frattura con Berlusconi, eccetera. Mm. Veramente voi vicini state vicini a Raffaele Fitto. Ecco, come vive questa... Questo ah, momento? Guardate, io parlo per, per me, Raffaele, è Fitto è fortemente convinto del, della strada intrapresa e della possibilità che ci sia una prospettiva. E devo dire con molta onestà che se inizialmente qualche perplessità poteva esserci, ogni giorno che passa e vivendo le vicende politiche che il centrodestra oggi vive, mi rendo conto che quella è stata una scelta veramente anticipata e bisogna riconoscere a Raffaele Fitto di avere la capacità di leggere eh, le vicende, il susseguirsi dei diverse eh, situazioni in politica con netto anticipo. Noi oggi registriamo un centrodestra che non, non riesce a trovare una leadership forte perché è ancora eh, diciamo, eh, legato a vecchi schemi che... Sì, eh, stato, se, non secondo sono... te sarebbe stato cioè il leader nazionale ideale, visti tre... Meloni, Salvini e Berlusconi di ma oggi. Una, eh, tua, una, io tua, una io tua idea? Adesso non voglio, eh, eh, diciamo, in qualche modo. Io dico di sì, personalmente ma dico per di carità, sì. Per carità, ma io sono di parte, no? perché a Raffaele Fitto mi lega un'amicizia, un, un percorso politico. amicizia mm. è una cosa ed è mm. bellissimo. Avere, diciamo, la politica offre anche queste opportunità, cioè conoscere persone con le quali poi si, eh, si intraprendono, si, 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 ci sono, si instaurano rapporti di amicizia straordinari, ma c'è un percorso politico che abbiamo fatto insieme. Lo Seguo Raffaele dal 1987, e, e, con le sue prime elezioni regionali e, e poi diciamo, andando in avanti. E a lui bisogna riconoscere questa capacità di fare sintesi rispetto alle, diciamo, alle situazioni e di immaginare un percorso di prospettiva. Spesso gli amministratori, coloro i quali sono impegnati in politica guardano al fatto, all'emergenza, al contingente e non eh, immaginano percorsi, non individuano percorsi che poi portino fuori dal, eh, diciamo, dal contingente e dall'emergenza. Eh, Raffaele, questa, questa idea e questa capacità, questo intuito politico ce l'ha e lui lo aveva già visto, eh, diciamo il trasformismo. Uh, che una parte dell'allora PDL, poi Forza Italia, uh, mise in campo, da quel trasformismo Raffaele Fitto ci aveva messo in guardia. Alcuno oggi con Renzi, no? Mantiene, mantiene eh, al Senato, eh, Renzi. Eh, certo, certo, uh, ci aveva messo in guardia e, e aveva chiesto all'interno del PDL di Forza Italia di poter uh, diciamo, modernare la struttura partito. Rispetto alle chiusure, ai tentativi eh, diciamo, fatti costantemente, muovendosi su tutto il territorio nazionale, c'è stata una chiusura netta eh, assolutamente incomprensibile. Perché vediamo che oggi Forza Italia, Berlusconi storici, è, no? è in estrema difficoltà e, e noi rischiamo il sopravanzare da un lato del movimento 5 Stelle un movimento diciamo, di protesta, poi arriverà anche il momento della proposta e vediamo che la Lega, che è un elemento, diciamo, una, una forza politica che evidentemente intanto come eh, diciamo forma e appartiene a solo una parte dell'Italia perché poi <coughs> per il resto nonostante i tentativi c è, c è eh, ci, sono, ci sono grossissimi limiti sì. e rappresenta delle istanze eh, eh, diciamo, e dei valori che eh, sono un po' più in là spostati da un punto di vista diciamo, della geografia politica rispetto a riferimenti valoriali che sono propri del, del centro e, e lì eh, Raffaele Fitto immagina di poter recuperare un ruolo che, nell'ambito di una, diciamo, area di centrodestra, possa ridare alla parte centrale dello schieramento una, 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 un, primato, un primato e non una situazione. Eh, diciamo di seconda e terza posizione che, che non servirebbe a nulla anche sì, perché tra l'altro è entrato anche i fini scrive i libri insomma. ecco una bella esperienza primi, i primi cinque anni alla provincia di Recce dove avete fatto tanto tanto è vero che poi con la legge Renzi la legge con, con, con il, con il, con il, con il Renzi veramente ecco che cosa si sente un presidente della provincia quando senti dire le province non esistono più quando io sono il presidente della provincia di Lecce eletto tra l'altro no? attraverso un'elezione a attra Sì, l'ente provincia è stato declassato. Questo è il termine che viene spesso a cui si fa riferimento. Che cosa gestisce praticamente adesso? Di cosa adesso? Adesso ci arriviamo, io voglio eh. fare una considerazione sì, sì. di ordine così, generale. Così a casa, Ora, magari... Che il Paese fosse ammodernato era un'esigenza eh, ormai improcastinabile e credo che tutti si fosse d'accordo su questo che occorresse una riforma che evidentemente fosse complessiva, eh, credo che ne eh, doveva essere la conseguenza immediata. Invece questo non è avvenuto, perché si è, se voi immaginate una colonna vertebrale si è andato ad incidere, a estrapolare solo una parte della colonna e questo sta determinando le situazioni si stanno che si, che si vanno a determinare oggi c'è necessità di riconsiderare l'organizzazione dei territori perché l'attuale organizzazione è troppo costosa e diciamo farraginosa non aiuta le imprese non è competitiva rispetto eh, diciamo ad altre realtà anche europee e quindi è giusto che si riveda ma una riforma deve avvenire e deve contemplare le diverse parti eh, che si vanno a riformare in maniera sincrona e in maniera eh, diciamo adeguata. Questo non è avvenuto. Quindi si è non potendolo fare perché eh, la Costituzione prevede le province. Teniamo, mettiamo una considerazione in campo. Comuni, province, le regioni nascono successivamente Dopo. con un livello di spesa eh, diciamo esageratamente elevato. Basti pensare che l'80% delle spese del, del costo dello Stato e, e del, del costo della politica e della gestione burocratica appartiene al, al governo, allo Stato centrale, un, circa un 20% è legato al. Alle regioni e noi le province erano all'1%, quindi è evidente che si è parlato di economie rispetto a risparmi che pure ci potevano essere, ma che molto più considerevoli e cospicui potevano essere recuperati da altre parti. Allora, qui si è tranciata una parte e si è messo in campo un disordine, una confusione sui territori perché oggi. Da un lato le province, quello che resta in attesa della riforma costituzionale, si rivoterà sul referendum diciamo, in ottobre e da un lato le province si è ridotto dove, il campo dove di estegio. Forse azione. si pensa che Renzi possa andare a casa, diceva, no, se non va Ma io credo poco perché Renzi poi di fatto ha, mm -hmm. la difficoltà oggi è quella di, di ancora di essere eseguito. abbiamo visto... Il, quello che è accaduto sul, per la, la richiesta per election day nel accoppiare, a mettere insieme il referendum, le, il referendum sulle trivelle e le amministrative il governo non, non ha voluto, voluto farlo quindi è chiaro che diciamo, poi ci saranno sempre le, gli artifici per evitare diciamo, eventuali sconfitte ma quel, torno al ragionamento quindi le province rappresentavano un ente di eh, diciamo, collegamento, un ente cerniera importante in realtà quali quelle nostra, per esempio Salentina, dove ci sono 97 comuni, 34 eh, frazioni e eh, diciamo, una regione che è geograficamente è molto distante. E, e allora l'ente provincia, le province, noi immaginiamo Lecce, Brindisi e Taranto, rappresentavano un raccordo importante. Si taglia la testa, gli si affidano poche funzioni, strade, scuole, parte dell'ambiente, pari opportunità, coordinamento e pianificazione e eh, diciamo eh, in attesa di, un, eh, di poter gestire tutte le altre eh, deleghe, l'agricoltura, eh, sappiamo quanto ce ne bisogno, il marketing territoriale e poi politiche sociali eccetera eccetera. E allora oggi noi viviamo una situazione di grande difficoltà perché il governo peraltro verso ha detto voi facevate, io semplifico ed estremizzo, sì, 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 sì. voi svolgevate dieci funzioni, ve ne lasciamo cinque e quindi ci prendiamo i soldi che voi incassate dall'RC Auto perché sono eccessivi. Di fatto poi nella, la, la, la legge del Rio prevede che l'organizzazione dei territori sia fatta, sia realizzata in capo alle regioni e quindi ha dato dal 1 gennaio 2015 entro il 31 dicembre 2014 le regioni dovevano eh, emanare, approvare una legge regionale che organizzava il tutto e quindi sostituiva o ri, eh, ricollocava in capo alle province le funzioni che precedenze erano svolte e le relative risorse. Le regioni non hanno fatto tutto questo, noi siamo oggi ancora... A febbraio del 2016 con una eh, diciamo legislazione, con una legge regionale che ha previsto delle situazioni ma le ha demandate ad atti successivi da emanare entro il 30 giugno. Quindi noi continuiamo a sopportare con la metà delle risorse a disposizione un, un motore, una macchina che è quella che è la Ferrari. Che, che con il, car il carburante che eh, diciamo, toccherebbe ad una cinquecento. Ah, allora, evidentemente, oggi le province che fanno? Le province sino a quando <coughs> vivranno, e, e, il, e il, il referendum non le spazierà, dovrebbero fare poche cose, 4-5 cose, strade e scuole in modo particolare, invece sono costrette a portare avanti in malo modo tutto, creando delle, delle, delle fibrillazioni, sì. diciamo, assurde. Eh, cioè, noi il, il governo emana una legge in cui si prevede che le province si facciano carico dell'edilizia scolastica e quindi stacca tutta la parte delle utenze: luce, acqua, eh, riscaldamento, telefonia, eccetera. A partire dal 1 gennaio 2015, noi ancora paghiamo quelle bollette. e Il Presidente provincia è concetto a di dire: guardate, la legge dello Stato non lo prevede più. E quindi, siccome ha tolto i soldi perché gli hanno detto: non dovete più fare queste cose. Noi abbiamo un costo di circa 5 milioni di utenze nelle scuole superiori della provincia. E, e sono costretto a scrivere al uh, dirigente scolastico provinciale per dire: Guardate, che noi non, non ce la facciamo più. Ti ho visto ultimamente quando le cose non ti vanno a genio, soprattutto per questa legge un po' strana. Che ad Emiliano, prima, e poi quando è il caso, vai anche a Roma, gliele mandi, gli mandi a dire. Ma credo. Che, secondo me noi dobbiamo evitare di. di, di eh, cioè, ci sono i luoghi in cui fare anche politica. Perché, anche perché ti stanno mettendo in, in difficoltà. In cui, in cui, questo momento, ma, eh, ma qui non, non mettendo... mettono il presidente della provincia in difficoltà, mettono in difficoltà i servizi. Io immagino i ragazzi delle scuole. Noi per mancanza di risorse abbiamo continuato a pagare il riscaldamento, ma abbiamo dovuto. Diciamo, ridurre, contrarre il tempo di accensione dei termosifoni, quindi invece delle 5 ore, 6 ore a 3 ore, 2 ore e mezzo, 3 ore, 3 ore e mezzo. Cioè, immagino perché i ragazzi debbano subire questa situazione, cioè di una mancata eh, condizione di tranquillità all'interno delle scuole e perché debba essere addebitato tutto al Presidente della Provincia quando il Presidente della Provincia è, è l'ultimo. Uh, riflesso di una riforma e delle previsioni normative che gli danno precise indicazioni. Comunque si è, si è capito che è stata tutta quindi, una balla, tutta è una balla detto, detto che da rispetto Roma. a delle responsabilità uh, di cui uno non si sente colpevole, beh, insomma io devo assolutamente dirlo, non, non, non è immaginabile che possa sottacere. Cingiamo un po' ai nostri giorni. Questione Alba Service. Ormai eh, tutti i media ne parlano, il, il Presidente cerca di dare delle spiegazioni. Questi lavoratori, Presidente, che fine andremo? Ma parlo? io lo anticipai nel gennaio del 2015. I tagli inferti dal governo Renzi erano tagli non sopportabili, che non, diciamo inspiegabili per certi versi e non sostenibili alle province. Noi ci saremmo trovati nelle difficoltà. In cui oggi ci stiamo trovando, quindi lo dissi con un anno di anticipo. E il governo, anche attraverso esponenti locali eh, che eh, conoscono molto bene la situazione, eh, presenti nel governo Renzi, hanno assicurato che dei lavoratori delle società partecipate dei lavoratori delle società partecipate avrebbero eh, il governo si sarebbe interessato sul livello centrale ad un anno di distanza questo non è avvenuto. Se noi immaginiamo che il costo di quei lavoratori è di circa 300.000 euro al mese, è chiaro che sette mesi di ritardo, otto mesi di ritardo, Andiamoci hanno per... un costo che non è sostenibile. Ecco perché dicevo che è una riforma che eh, diciamo, attiva un percorso, ma non lo governa sino alla parte finale. E quindi, qual è la situazione? Che chi poi sul campo è costretto a mettere in attuazione il, il, eh, diciamo, ciò che la riforma prevede trova lo stridore la discrasia tra quelle che sono le previsioni e quella che poi è la realtà di fatto quindi come, come allora noi, noi ci auguriamo il mio augurio è quello di poter evitare che, che vada si casa, vada eh. al default della società e quindi che i lavoratori vadano a casa noi lavoreremo sino in fondo devo dire che in questo il prefetto Palomba eh, ha svolto un ruolo straordinario stiamo disperatamente cercando di immaginare dei percorsi, oggi non sono delineati, abbiamo delle idee, possono maturare delle condizioni, per esempio noi avevamo avuto dal governo assicurazioni perché aveva destinato il governo pur raddoppiando il taglio rispetto al 2000... Però loro dicono che le partecipate le vogliono tagliare un po' tutte, no? E qui poi bisogna capire, sul livello nazionale eh, diciamo le... le Certo, Roma, Roma non il, può essere a paragone il, con... eh, diciamo la, la, eh, i comunicati, eh, le, le flash che mandano Renzi sono quelle di asciuttare, di... non dicono che fine devono fare certo. i lavoratori. Sul livello locale, il, gli stessi rappresentanti del governo continuano a dire che nessuno verrà mandato a casa. È chiaro che le due cose sono difficili da allineare quando vengono sottratte le risorse. Allora, dicevo. Eh, l'UPI Nazionale, l'Unione Province Italiane a livello nazionale, ha preso atto del taglio che si raddoppiava. Il taglio era nel 2015 di 646 milioni, nel 2016 è divenuto il doppio, 1 miliardo 392 milioni di euro. Quindi ho detto guardate che occupazione e servizi non potranno andare avanti. Il governo ha inserito del, diciamo, dei bonus, 100 milioni di euro sulle strade. Alla provincia in carico derivavano sono definite ex Anas, derivavano dalla, dalle strade Anas, quindi del governo, e 245 milioni per strade provinciali e, e, e diciamo e scuole. Bene, eh, queste risorse, le prime, i 100 milioni. Il governo ha detto no, ma queste, dopo aver fatto l'accordo con le province, ha detto no, ma questa gestisce Anas. Quindi voi ci dite quali sono i problemi sulle strade e Anas le andrà a mettere a posto. Sulle seconde ancora non c'è né un riparto né la certezza che potranno che dovranno essere gestite dalle province. E noi stiamo aspettando. Allora, non è immaginabile che i rappresentanti del governo che costruiscono, l'approvano, quella legge finanziaria, che prevede che dal 1 gennaio, gennaio 2016 il taglio abbia efficacia, che le misure compensative partano, debbano partire entro il 28 febbraio e non è un termine perentorio, e poi vengono qui a dire perché la provincia non anticipa le somme. Eh, e, questo, e questo non può essere per il motivo per cui tu, governo, invece di far partire contestualmente le due cose, hai deciso di farle slittare in tempi successivi, perché evidentemente nella tua elaborazione progettuale riservi qualche altra cosa e quindi prudentemente... Noi dobbiamo aspettare che realmente le risorse vengano erogate per poterle, su un tavolo che è stato attivato in Prefettura, un tavolo tecnico-politico, possa aggiungersi a quantificare puntualmente le risorse e a capire come le stesse possono essere impiegate per garantire la qualità dei servizi nelle strade e nelle scuole e naturalmente garantire anche i livelli occupazionali ai lavoratori della società. cosa Ecco, stiamo quasi per, per chiudere questo nostro incontro, questo bel incontro. Due, due piccolissime domande, possibilmente risposte brevi. Ecco, guardando, io, no, io non guardo mai eh, diciamo, la, la TV, oh, facendo web mi piace più lavorare su web. Ho visto una persona di mia conoscenza, di tua conoscenza, che improvvisamente non si è vista più presidente di un ente importante come l'STP, no? che ti attaccava in maniera importante. Poi tu hai, hai, hai risposto per le rime. Che cosa è successo nell'STP nel, nel, nel con il senatore Mello? Diciamo, io, io ho risposto con una conferenza stampa in cui ho motivato la decisione, tra l'altro quell'assemblea in cui era prevista la diciamo, destituzione dell'amministratore unico, non si è mai tenuta perché l'amministratore unico ha deciso di dimettersi preventivamente. Eh, perché noi abbiamo la situazione a cui si faceva riferimento poco fa al Service, cioè noi abbiamo una società in sofferenza con del personale che è, eh, la mia gestione ha ereditato, anche questo va chiarito eh, a chi ci ascolta, e, e, e naturalmente oggi in grave difficoltà. Dall'altra una società che è sempre della provincia ha partecipata al 70%, quindi con oltre i due terzi, che aveva necessità di personale. Io Chiesto all'amministratore, così come prevedono le leggi e le norme dello Stato, di fornirmi una, eh, diciamo, il piano delle, delle esigenze assunzionali della società di trasporto pubblico con i profili professionali. Per fare un'operazione molto semplice, capire se c'erano delle professionalità presenti in Alba Service che attraverso mobilità in un momento di crisi potevano essere. Eh, diciamo, impegnate nella società di trasporto pubblico salvando quei lavoratori e quelle famiglie. L'amministratore eh, diciamo, ha ritenuto che quegli obiettivi che erano propri dell'ente, che, che tra l'altro ha la maggioranza assoluta delle quote nel STP, non erano condivisibili e quindi eh, diciamo, ha intrapreso il percorso del concorsuale. Questo non, no, non poteva essere eh, assolutamente eh, diciamo, eh, accettato. Diciamo. E da qui um, l'esigenza di, di, di eh, separare le due strade. Niente di più, io non, non credo di dover altro spiegare. Ultimissima domanda. Eh, a giugno ci andrà al voto. Ormai sei in giro, vai a fare un po' no? visita ai vari, ai vari comuni per cercare di... Incollare un po' le situazioni, fai copia e incolla le situazioni. Ecco. Che area stai domando? Questa è l'ultima domanda. Che stai no, guarda, io posso dire una cosa: oggi l'influenza dei partiti è sempre meno, eh, diciamo, possibile realizzarla, cioè andare su schemi eh, definiti perché c'è un'autonomia, eh, forse anche un bene, eh, per carità, non, 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 lo pongo come, come, non la pongo come situazione di negatività c'è un'autonomia diciamo, delle singole comunità che in funzione di esperienze eh, trascorse, spesso anche di personalismi e, e di conflittualità eh, diciamo, tra diverse rappresentanze, anche rappresentanti delle, delle stesse aree politiche, eh, reclamano una maggiore autonomia. È chiaro ed evidente che eh, diciamo, il contesto, quindi si presenta come un contesto variegato, debbo dire che c'è Comunque, nonostante quello che eh, si dice, si sente, si recupera anche personalmente nei confronti della politica e di chi la rappresenta, eh, devo dire che ci sono tanti giovani, tantissimi giovani che vogliono conoscere, che vogliono eh, sapere, che vogliono partecipare, che vogliono spendersi, perché tutti, molti, moltissimi comprendono che questo è un momento decisivo. Qui lancio un altro messaggio. Ed è un invito ulteriore ai giovani a interessarsi di politica perché vedete, con le riforme che si mettono in campo, il ciclo delle riforme non si chiude così in maniera semplice e semplicistica. Noi avremo dei territori di periferia che rischiano la marginalizzazione. Noi abbiamo qui un, diciamo, la città metropolitana di Bari, in Puglia, che avrà risorse straordinarie, processi accelerati in termini di diciamo di corsie per la realizzazione di infrastrutture immagino scuole nuove strade eh, servizi e poi avremo tutta una parte di territorio che sarà più distante dalle regioni che rischia di venire marginalizzata quindi c'è bisogno di classi dirigenti capaci giovani fresche che siano competenti e che debbano spendersi per il proprio territorio e la propria comunità e quindi Ecco, sul rinnovamento bisogna puntare molto, bisogna portare, parlare molto e puntare molto anche rispetto alle criticità, ai problemi che le nostre comunità vivono, perché solo con uno sforzo straordinario noi possiamo immaginare di recuperare queste, queste situazioni, queste criticità, perché ci sono delle potenzialità straordinarie. Noi apriamo i quotidiani, vediamo su, sui mezzi di comunicazione, tutti i salentini si fanno onore sì, sì. in tutte le parti del mondo e quindi qui veramente ci sono risorse importanti che, dobbiamo, che devono mettersi a disposizione del territorio e del, e del Salento in modo particolare. Presidente, grazie per essere stato con noi. So che hai fatto salti, salti mortali e ti sono, ci no. sono, e ti sono saltati perché, anche altre. Qualche però appuntamento è, è saltato, piacere, ma è piacevolissimo. Un piacere, io spero di poterti avere ancora anche perché tra poco andremo al voto e quindi no, la, tua, la tua presenza è importante. Io uh, saluto i miei compagni di viaggio di questa, questa sera, um, Cosimo, eh, Daniela e eh, Patrizio, Presidente Antonio Gabellone, come sempre gentilissimo di stare con noi Grazie e con voi alla prossima puntata di Televerità.